passione redentrice del Signore si è consumata una volta per sempre, ci viene ridonata sacramentalmente nel mistero dell'Eucaristia, sacramento dell'Eucaristia. Il mistero pasquale che celebriamo ogni anno è evidentemente una celebrazione che riattualizza, rende efficace la grazia, il sacrificio redentore di Cristo, ma anche nello scorrere del triduo pasquale, dal giovedì santo fino alla domenica di resurrezione, e direi per tutta la nostra vita. In realtà c'è un'istantanea su cui fissare lo sguardo e che rimane in eterno, ed è la morte del Signore, il momento in cui il Signore dona lo Spirito, il suo cuore si apre per effondere sangue e acqua, il suo cuore trafitto che si apre per accogliere ogni peccato, ogni peccatore, affidandolo al Padre e riparando integralmente il prezzo del nostro riscatto. Pagando il prezzo del nostro riscatto, sta solo a noi allora rifugiarci in quel cuore. Ecco come abbiamo fatto e come facciamo, anche attraverso la novena alla Divina Misericordia, rifugiandoci in quel cuore, tenendo fisso lo sguardo sul cuore aperto di Gesù, sul suo sangue redentore, lì appunto dove si manifesta l'amore onnipotente di Dio, l'amore senza fine che ci attende, ci accoglie per redimerci, per riabbracciarci, per condurci al suo regno eterno, come ha fatto con i nostri progenitori tratti dagli inferi dell'Antico Testamento. Così come fa, vuole fare per trarci dai nostri inferi, dai nostri sepolcri, per farci prendere coscienza di ciò che ostacola la nostra libera sequela, sua, del Signore, la sua volontà. Perché c'è Lui in fondo al nostro sepolcro già a caricarsi di ogni ferita e renderci liberi, non più schiavi di qualsiasi condizionamento che facilmente, volente o nolente, condiziona la nostra vita dal giudizio degli altri, alla paura, al timore, di manifestarci quanto come siamo, con le nostre debolezze. Ecco, il Signore vince negli inferi, vince nei nostri sepolcri ogni paura, per aiutarci, insegnarci a presentarci davanti a Lui nella nostra nudità, nella nostra povertà. Ed è quello che vogliamo fare, nella consapevolezza di essere da Lui amati, accolti, perdonati, invitati a immergerci nel suo abbraccio, l'abbraccio della sua croce. Continuiamo allora a riporre il nostro cuore nel cuore di Gesù, a riporre il nostro capo sul suo cuore come San Giovanni nel suo petto, ad abbandonarci a Lui, a consegnargli le nostre ferite, le ferite dell'umanità intera, ogni cuore. E al tempo stesso, come dicevamo ieri, lasciamo che il suo sangue redentore continui a sgorgare su di noi e sull'umanità intera, a lavarci e a rigenerarci, sapendo che il suo sangue ha già vinto, vince l'inferno intero, ed è quindi desidera portare anche in noi la sua consolazione di pace e farci scoprire ogni giorno, pur nelle difficoltà, nei travagli, nelle fatiche della nostra vita, che quel sangue che ci ha redenti, nel quale il Signore ci ama e ci conduce attraverso la morte fino al giorno glorioso della sua risurrezione, della nostra risurrezione. E allora comprendiamo che il Sabato Santo in fondo è l'occasione per sostare ancora più profondamente in questo silenzio di adorazione dell'amore del Signore e di attesa della continua risurrezione sua nella nostra vita. In tutto questo ci accompagna la Beata Vergine Maria, la quale ha accolto, dopo essere stata ai piedi della croce, dopo averla accompagnata in tutta la sua vita, prendendo su di sé la passione redentrice del suo figlio, lei la corredentrice, accogliendo il corpo del Signore morto, come la pietà in tanti modi rappresentata ci indica, e poi è in Lui, prendendo tra le sue braccia ciascuno di noi, e poi attendendo l'incontro con il suo figlio risorto, che secondo la tradizione, benché evidentemente non compaia nei Vangeli, si svolge proprio nella sera del Sabato Santo. La prima persona a cui il Signore appare è la Beata Vergine Maria, nella discrezione totale, nel nascondimento, per associarla ancora più intimamente all'opera della redenzione. Colei che ha accolto il Verbo eterno nel suo grembo per opera dello Spirito Santo,
accoglie il Signore risorto nel suo cuore per donarlo a tutti noi. E allora vogliamo metterci alla scuola e nelle mani della Beata Vergine, perché ci conduca lei ogni giorno e ogni istante all'incontro con il Signore risorto. Non solo, ma vogliamo anche lasciarci accompagnare da quei personaggi così discreti che appaiono in conclusione della narrazione della Passione e che ci hanno accompagnato in fondo nella lettura del Passio e anche nella meditazione serale del Venerdì Santo: Giuseppe d'Arimatea, Nicodemo, le donne, i quali con discrezione ma con amore compiono piccoli grandi gesti che rimangono nella storia. E al proposito, vogliamo nella discrezione e nella semplicità della nostra vita far nostro quello che San Gregorio di Nazianzio ci dice proprio in riferimento sintetico a questi tre personaggi: Giuseppe d'Arimatea, Nicodemo, le donne giunte al sepolcro e che hanno accompagnato il Signore fin sotto la croce. Se sei Giuseppe d'Arimatea, richiedi il corpo a colui che lo ha crocifisso, assumi cioè quel corpo e rendi tua propria così l'espiazione del mondo. Se sei Nicodemo, il notturno adoratore di Dio, seppellisci il suo corpo e ungilo con gli unguenti di rito, cioè circondalo del tuo culto e della tua adorazione. E se tu sei una delle Marie, spargli al mattino le tue lacrime. Fatti vedere per prima la pietra rovesciata, va incontro agli angeli, anzi allo stesso Gesù. San Gregorio di Nazianzo ci dice: questo è prendere parte alla passione di Cristo. E disponendoci alla gioia della risurrezione, in questo silenzio, con la stessa discrezione, la discrezione che era della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, durante la sua vita terrena, con la discrezione di Giuseppe d'Arimatea, di Nicodemo, delle donne narrate dal Vangelo, anche noi vogliamo accompagnare il corpo del Signore Gesù per adorarlo, per prendere parte al suo sacrificio di espiazione. Facciamoci prendere per mano allora da Maria, da questi personaggi discreti, per vivere nella nostra vita, questo giorno, ogni giorno della nostra vita, questo atteggiamento interiore di attesa e di abbandono nelle braccia del Signore, di contemplazione del suo amore, risorto e glorioso, che ci abbraccia dall'alto della croce, dal suo cuore squarciato, ci abbraccia dal sepolcro, ci abbraccia dalla sua gloria, nell'attesa di incontrarlo. Il Sabato Santo è il giorno dell'unificazione, in cui il Signore unifica a sé tutto ciò che Lui stesso ha creato. Si è fatto carne, è sceso nella nostra natura umana, ha preso su di sé il mondo intero nella sua carnalità umana. Sulla croce l'ha unificato e nel silenzio di quel sepolcro, della sua discesa agli inferi, unifica ogni cosa in sé, ricapitola in sé ogni cosa, per rivestirla della sua misericordia, della misericordia del Padre, di cui il frutto vivremo in pienezza proprio nel dono grande della Pasqua, della sua risurrezione. E allora vogliamo riprendere, rivivere in sintesi attraverso una triplice antifona che i secondi vespri della Domenica delle Palme ci avevano offerto, che in qualche modo sintetizzano il mistero pasquale fin qui celebrato fino alla vigilia ormai della celebrazione della risurrezione. Cristo fu percosso e schernito, Dio lo ha innalzato alla sua destra. Sul legno della croce Cristo ha portato le nostre colpe, perché morti al peccato viviamo per la giustizia. Purificati dal sangue di Cristo, serviamo il Dio vivente. Purificati da quel sangue redentore che per i meriti della passione, morte e risurrezione del Signore lava, rigenera le nostre anime, desidera rigenerare tutta la Chiesa, il mondo intero, per prepararci al dono grande dell'incontro con Lui e alla sua tenuta continua nella nostra vita. Lasciamoci allora attirare dal Dio di tenerezza che ci guarisce dalle ferite dei nostri sepolcri e ci ospita nel suo abbraccio. Quell'amore che raggiunge ognuno di noi, lasciamo, con le parole del Santo Padre, lasciamo che il suo sguardo si posi su di noi. Capiremo che non siamo soli, ma amati,
perché il Signore non ci abbandona e non si dimentica di noi, mai. E questo sia la luce che illumina in questo giorno e in questa Pasqua il cuore di ogni uomo.